Finalmente è arrivato il pacco. Apriamo? Sì. Che cos'è? Wow! Marvel! Allora... Occhiali e lampi. Occhiali. Telecamera, air unit, due air unit e telecomando. Bene, dopo li apriamo. Dopo. Eccoci qua, grazie a Personal Drone per averci fornito il sistema DJI FPV. Ovviamente ho già aperto i pacchi perché ero entusiasta, avevo voglia di aprirli in fretta. Allora, questi sono gli occhiali e come potete vedere hanno una forma abbastanza più grande dei soliti occhiali, ma più piccola della classica maschera. Questo confronto con i classici occhiali. Questa è una maschera. Come vedete, una via di mezzo tra i due. Li ho già provati. Diciamo così, calzano abbastanza larghi, hanno bisogno sicuramente di spugnette aggiuntive ai lati, però sono molto belli, veramente belli. Vediamo cosa c'è ancora qua da aprire. Le fascette per gli occhiali. Cavetto di alimentazione, a cui si va attaccata una lipo, l'antenna e il cavo USB-C per l'aggiornamento. L'aggiornamento è per l'attivazione, perché sia la radio che gli occhiali che la Air Unit vanno attivati tramite l'assistant DJI, altrimenti non funzionano. Vediamo la radio com'è. Radio dovrebbe essere in mode 1, io sono in mode 3, però non c'è nessun problema perché basta attivare mode 3 su Betafly, invertire io con gli alettoni. Molto carina, sembra quella del Phantom 4 e dovrebbe avere una lipo 2S da 5000 mAh, quindi una buona autonomia. E volendo è sostituibile, si può fare il check della lipo e si può sostituire. Cavo USB per la ricarica e un jack. Sembra molto bella. Gli stick sono morbidi, però vanno bene, a me vanno bene così. Apriamo anche l'air unit. Ne abbiamo due, perché ne metteremo una su un drone e una su un aereo, e penso che sull'aereo sarà veramente molto bello. Ecco, air unit con la telecamera, bel cavetto, il montaggio è quello di una classica mini, è abbastanza semplice, e mentre per la parte di trasmissione non sono previsti fori di montaggio, si dovrà usare un biadesivo o delle fascette. Attenti perché questa parte scalda abbastanza, quindi non lasciatela accesa per niente. Qua ci sono le antenne. Questa va alimentata a fino a 4S purtroppo, quindi se abbiamo droni a 6S non possiamo alimentarla, a meno che non usiamo un back, ma se usiamo il back non avremo più da OSD la tensione dell'elipo del modello, quindi aspettiamo che esca qualcosa di più aggiornato oppure dobbiamo collegarla in un altro modo. Bene, montiamo l'antenna sugli occhiali.
curioso di vedere come sono. SMA. Gli occhiali sono veramente esteticamente molto belli. Hanno una ventola per il raffreddamento con delle prese d'aria. Un antiappannamento e per il raffreddamento. Anche questi vanno attivati, altrimenti non funzionano. Poi abbiamo il cavo di alimentazione, va fissato qua. L'audio per le cuffie. Micro SD per la registrazione da ricevitore e USB-C. USB-C non è per alimentare o per caricare, ma solo per l'aggiornamento e per l'attivazione. Qua abbiamo un display a LED, che tanti puntini a LED che formano il numero del canale. Qua si può cambiare su e giù il canale. Il joystick ha 5 posizioni per selezionare il menu. La registrazione, il rack per la registrazione, sia per l'onboard dalla unit, in questo caso è in HD, e sia dagli occhiali. In pratica, tramite gli occhiali si può far partire le due registrazioni separatamente, o una o l'altra. Bene, adesso proviamo a alimentarli. Ma tanto, se non li attiviamo prima non funzionano. In questo caso uso una lipo 3S. Le ventole sono partite. Sì, entra un po' di luce dietro, serviranno delle spugnette aggiuntive, ma niente di così. Ecco, mi dice che devo connettere all'assistant per l'attivazione. Adesso lo faccio con calma. Regolazione della distanza interpupillare. Sembra fatto abbastanza bene. Si vede che i livelli di finitura qua sono veramente al top. Veramente molto molto belli, fatti molto bene e curati molto bene. Per l'attivazione si alimenta gli occhiali, si scarica l'assistant. Quello DJI FPV, non altri assistant, altrimenti non funziona. Si collega. Sto provando anch'io per la prima volta, quindi non so se... Start attivazione. Conferma sul tuo account. Attivazione con successo. Adesso si ripete la stessa procedura per la trasmittente e il telecomando. Eccoci ritornati, la procedura di attivazione va ripetuta anche per la trasmittente. Si connette l'Air Assistant. Attivazione. Prodotto attivato. Durante l'aggiornamento dell'Air Unit, se volete aggiornarla, consiglio comunque di aggiungere una ventola supplementare, perché scalda parecchio anche se dovete fare delle prove al banco. Vi conviene mettere una ventola supplementare. Come vedete, sto facendo l'aggiornamento e ci mette un bel po' a farlo. Start attivazione. Conferma account.
Attivato. Qua ci dice di fare aggiornamento. Accettiamo. Anche qui ci metterà un bel po', vi conviene caricare bene le batterie del radiocomando, altrimenti potrebbe bloccarsi a metà. Aspettiamo. Eccoci qua. Finalmente siamo riusciti ad attivare gli occhiali, l'FPV Unit e il radiocomando. Il Sì. radiocomando che si sta caricando. Allora, innanzitutto dovete, quando fate l'attivazione delle tre periferiche, dovete anche aggiornarlo, però quando lo aggiornate ovviamente si blocca in modalità CE e quindi da 8 canali diventeranno 4 con potenza ridotta che non andate quasi da nessuna parte. Se volete sbloccarli, basta prendere la micro SD. Caricare sopra un file di testo con scritto tre numeri, uno dei tre numeri, a seconda del numero che mettete, si attiverà la modalità FCC o CE. Mettete il numero 1, caricate la SD sulla trasmittente, la accendete e vedrete che sugli occhiali vi vengono fuori 8 canali invece di 4 e diventa in FCC. Insieme agli occhiali ti danno anche una bella borsetta felpata, guarda che bella, sembra un sacco pelo. No, non ci dormire dentro. Bellissima. E adesso finalmente li proviamo. In teoria dovrebbe funzionare tutto. In Allora, teoria, in pratica. in teoria, in pratica. Allora, alimentiamo la trasmittente con la telecamera, massimo 4S. Ci mettiamo una bella ventolina davanti perché si scalderà sicuramente un po'. Accendiamo gli occhiali. Ok, si sono già accesi. Bellissimo. Fantastico, incredibile, sembra di guardare un video con la GoPro. Oh, bellissimo, che figata, fantastico, incredibile, ho mai visto un video così limpido e nitido, vai che siamo vicini. Comunque, adesso faccio la prova, mi allontano di tre muri, tanto Loris tiene la telecamera lì, faccio tre muri di cemento armato, vediamo se vedo ancora. E si sia spaventato. Incredibile, incredibile. Fatto tre muri di cemento armato in due garage con la latenza ancora a 27 millisecondi, quindi ancora al minimo. E si vedeva perfettamente. Mai visto una cosa del genere, fantastico. Prova. Oh mio Dio, porca vita, fighissimo, a differenza dai miei occhiali non prende. Si vede veramente bene. Ti dà sempre 23, 22, 27 millisecondi. Più che accettabile. Bello, fantastico. Sono dimenticato di dirvi che per bindare gli occhiali, la ricevente, la trasmittente e la radio c'è una procedura un po' strana. In pratica dovete alimentare la VTX, premere con uno stuzzicadenti il pulsante di binding,
la luce diventerà rossa. Dopo un po' accendere gli occhiali e premere il pulsantino rosso di binding sugli occhiali, sentirete un suono e i due sono bindati. La stessa cosa, la stessa procedura dovete farla con la radio, però dopo aver premuto il pulsante sulla VTX dovrete premere tasto REC, la rotellina e il tasto centrale. Sentirete un suono e saranno bindati. Volevo farvi rivedere un attimo la procedura per il binding. Dovete premere con uno stuzzicadente il pulsantino di binding qua. La luce da verde diventa rossa. Poi premere, sempre con tutto alimentato, questo pulsante rosso qua sugli occhiali. Sentirete un suono, sarà bindato e l'immagine vi appare sugli occhiali. Inizialmente quando li accendete per la prima volta non si vede niente. Per quanto riguarda invece la radio, ripremete sempre il pulsante sulla ricevente, accendete la radio, premete contemporaneamente il pulsante REC, la rotellina e questo. Sentirete un suono e sarà bindato. Dopo, entrando nel menu degli occhiali, dovete rimettere in modo 1 o modo 2. Io sono modo 3 e devo cambiarlo da Betaflight, ma si dovrebbe poter fare. Volevo farvi vedere un attimo le dimensioni della VTX. Lo spessore è di 15 mm, diciamo che su molti frame potrebbe anche entrare eliminando VTX e ricevente. Al massimo si può aumentare lo spessore delle colonnine di 5 mm, si guadagna lo spazio per la VTX. Io lo metterò su un frame apposito che avevo già in casa. E posto lì ce n'è tanto e lo farò andare. Volevo farvi vedere un altro confronto tra il nuovo sistema e quello che si riusciva a usare fino a 2 anni fa, che però non ha avuto molto successo. Questo è il Connex, era l'unico altro sistema digitale video che si poteva usare sui nostri modelli, ma non ha avuto molto successo perché non era molto affidabile. L'avevo provato anch'io, ma non mi sono trovato molto bene, una latenza un po' troppo alta. Come vedete, la telecamera è molto più grande, la trasmittente è molto più grande e mancano molte funzioni come la registrazione on board con la SD. Le antenne, va bene, le antenne sono esagerate, ma potevano anche essere cambiate. Questo possiamo buttarlo via. E adesso ci teniamo questo. Per farlo stare dentro un drone normale, questo fortunatamente ha le colonnine molto alte, è un BB8 modificato con i plechi. La telecamera fissata così intanto, e dopo la air unit di traverso, così. Le antenne saranno su un lato, ma lo stesso. Per i collegamenti ricordiamoci il nero la massa, il rosso è positivo fino a 4S e il giallo per l'S-Bus se si vuole usare la radio originale e il ricevitore integrato, che secondo me è la soluzione migliore perché è quella che ti dà la sicurezza che finché hai un link video avrai anche il link radio. Adesso collego il tutto velocemente. Ecco, sono riuscito a inserirlo dentro in uno dei droni che avevo già. Non ho fatto così tanta fatica a farci stare tutto, che le colonnine sono molto alte. Volevo metterlo su 7 pollici, ma sarebbe stato troppo facile farcelo stare. Per quanto riguarda le configurazioni di Betaflight, niente di particolare, le porte si lasciano come sono, connessione S-Bus,
L'unica differenza che ho dovuto fare io è che siccome sono in mode 3 e il radiocomando è solo mode 1 o mode 2, ho dovuto impostare i channel map in RETA, RETA in modo da avere i canali giusti, come in pratica ho invertito lo yaw con il roll, niente di particolare. Ho lasciato tutto come doveva andare, sì, ho inserito gli interruttori per azionare i vari modi di volo, per armare, il beep, il slip mode, e sembra funzionare tutto perfettamente. Ovviamente faccio sempre la prova del gas, del fail safe, non si sa mai, spengo la radio. Il file safe funziona anche con questo sistema qua. Tutto a posto. Tengo sempre raffreddato. Altrimenti si surriscalda. Eccoci qua. Tutto funziona. Adesso non vedo l'ora di andare a provarlo.